Gentili ascoltatori, buonasera. In studio Massimo Bonella per la conduzione di Istria Oggi, il notiziario che va in onda in collaborazione con l'Unione Italiana di Fiume. Prima di iniziare vi ricordo la forte ondata di maltempo che ha colpito questa regione, praticamente le zone che sono state colpite in maniera intensa sono da Muggia fino praticamente al confine con la Croazia, quindi ricordiamo Santa Lucia, Sezze e le zone circostanti. Ci sono stati allagamenti notevoli, campi allagati, strade invase dall'acqua, danni ovviamente alle cose, non si registrano per fortuna feriti, comunque adesso la situazione sta andando in netto miglioramento. Dunque, veniamo alle notizie dal 19.48 qui da Radio Saios TV. Dunque, ha avuto luogo questo lunedì la decima sessione ordinaria dell'Assemblea dell'Unione Italiana presso la sede della Comunità degli Italiani di Gallesano. Nel corso della sessione è stato approvato a larga maggioranza il programma di lavoro e piano finanziario dell'Unione Italiana per il 2018 da presentarsi entro fine anno, secondo le disposizioni di legge della Repubblica di Croazia. Sono stati accolti dal proponente la giunta esecutiva quasi tutti gli emendamenti presentati dai consiglieri di Spalato, Pola e Fiume. Accolta pure la delibera su richiesta del proponente dell'Unione Italiana, onorevole Furio Radin, di riesaminare il piano nella prossima seduta dell'Assemblea che si terrà a gennaio 2018. Rimangono alcuni punti da chiarire ed è stato scelto per questo motivo di riprendere la discussione a gennaio prima di inoltrare il programma all'esame del Comitato di Coordinamento per l'attività in favore della Comunità Nazionale degli Italiani in Croazia e Slovenia. In merito al secondo punto all'ordine del giorno, è stato affrontato il dibattito sulle proposte di modifica dello Statuto dell'Unione Italiana, conclusosi con la decisione di prorogare il pubblico dibattito di altri 60 giorni. Alla fine, alla sessione erano presenti anche il vicepresidente dell'Università Popolare di Trieste, Renzo Codarin, e il presidente dell'Unione Italiana, onorevole Furio Radin, il quale ha riportato la decisione della Repubblica Croazia di incrementare i fondi stanziati per la Comunità Nazionale degli Italiani. Nelle giornate dal 1 al 4 dicembre 2017 il coro misto della SAC Lino Mariani di Pola ha soggiornato a Roma per partecipare alla 25esima edizione del Festival Internazionale di Cori indetta dall'associazione Chorus Inside International, preparato e diretto dalla maestra Iliana Pavletic. Per Rosa, il corso si è esibito nella categoria dei canti religiosi e polifonici, eseguendo pezzi di Casciolini e Perosi, con i quali si è aggiudicato il secondo premio del prestigioso concorso. Congratulazioni vivissime a tutte le coriste e i coristi, il riconoscimento che hanno conquistato rappresenta il giusto premio per l'impegno, la professionalità e l'amore con cui la Lino Mariani ha da ben 70 anni profuso nella promozione della bellezza del canto, valorizzando in questo modo la cultura, la lingua e l'identità della nostra comunità nazionale. Giovedì sera a Gallesano, su iniziativa della locale comunità degli italiani, si è svolto un seminario per le procedure di rendicontazione dei mezzi erogati dall'Unione Italiana alle comunità degli italiani a valere sui fondi del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del Friuli Venezia Giulia e della Repubblica di Croazia per mezzo dell'Ufficio dei diritti dell'uomo e delle minoranze nazionali.
L'incontro è stato tenuto dal Presidente della Giunta Esecutiva Maurizio Tremul e dal Segretario della Giunta Esecutiva Marin Corva e adesso hanno preso parte le comunità degli italiani di Valle, Sissano, Gallesano, Dignano, Pola e Fasana ed il Vicepresidente dell'Assemblea dell'Unione Italiana Paolo De Marin. Nell'ambito degli incontri con le comunità degli italiani avviati dalla Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana e coordinati dal Presidente della stessa, Maurizio Tremul, accompagnato dal segretario Marin Corva, si è svolto venerdì scorso la riunione con il sodalizio di Orsera, rappresentato dal Presidente dell'Esecutivo della Comunità degli Italiani di Orsera, Anita Petrovic, e dal Presidente della Comunità degli Italiani di Orsera, Mario Gasparini. La comunità sta vivendo un periodo di ripresa dell'attività che sta coinvolgendo molti connazionali orseresi di ogni età, con corsi di lingua e un coro misto. Le istituzioni della giunta esecutiva hanno assicurato il pieno e incondizionato sostegno e supporto alla comunità degli italiani di Orsera e a tutti i connazionali. Venerdì scorso si è svolto a Valle l'appuntamento dedicato alla categoria arte cinematografica, video e televisione nell'ambito delle celebrazioni del 50° anniversario del concorso d'arte e di cultura Istria Nobilissima. L'evento, il penultimo della serie, è stato presentato dalla dottoressa Alessandra Argenti Tremul, la quale ha ripercorso la storia di questa recente categoria, dialogando con alcuni degli artisti premiati nel corso degli anni. Abbiamo alle 19:54 ancora un paio di minuti per qualche notizia flash, dunque da martedì 5 dicembre la comunità degli italiani di Fiume vi invita alla mostra fotografica Fiume allo specchio, un'esposizione delle opere di Bruno Bontempo. È possibile visitare la mostra fino a domenica 17 dicembre, orari di apertura, ve li ricordiamo, 11:13 e 18:20, presso la sede della comunità degli italiani di Fiume. Mercoledì 13 dicembre alle ore 18:30 la comunità degli italiani di Fiume vi invita presso il Salone delle Feste allo spettacolo Arte Varia, nel quale si esibiranno Franzelin e Carletto, la filodrammatica Giovani con il telegiornale Fiuman numero 7 e Ciuchal in camisetta con una crisi d'identità. Giovedì 14 dicembre alle ore 15 la comunità degli italiani e la SMSI di Fiume vi invitano all'evento Incontriamoci 2, nel quale verrà presentata l'escursione alle grotte di San Canzian delle classi prime e proiettato il video realizzato dagli alunni della quarta A, seconda T. Bene, alle 19:55 non mi resta che chiudere qui il notiziario Istria Oggi, andato in onda in collaborazione con Unione Italiana di Fiume, che ringraziamo per la collaborazione, qui da Radio Saios TV di Treviso. E naturalmente vi do appuntamento alle repliche tutti i giorni alle 18, scusate, alle 19:45, escluso il martedì. Adesso seguirà un notiziario sperimentale dal titolo Montepulciano Notizie, condotto sempre dal sottoscritto, e dopodiché la programmazione di Radio Science proseguirà come di consuetudine. Alle 22 vi ricordo Osservatorio Antimafia. Bene, alle 56 è tutto, vi ricordo ancora una volta che Radio Science è la vostra linea diretta con informazione. Buonasera a tutti. Thank you.